Allora, oggi impariamo a costruire questa dipolo multibanda per i 10, i 20 e i 40 metri. Uso barrato P. Allora, sommariamente, schematicamente, il dipolo abbiamo la mia linea di discesa che va all'RTX, ovviamente QRP. Al termine abbiamo un valun 1 a 1 che è fissato alla canna da pesca. Ok. Nel classico dipolo monobanda cosa abbiamo? Ne disegno metà, il braccio del dipolo, un isolatore, ma non è assolutamente indispensabile, il cordino e il picchetto. Ipotizziamo dipolo per i 40 metri. Quindi una lunghezza di circa 10 metri, più o meno. Se è disposto a V, la lunghezza del braccio del dipolo è leggermente più corta, però ho il vantaggio che il dipolo è omnidirezionale, ed è anche più semplice l'installazione. Allora, le strade sono due per rendere il dipolo multibanda. O io realizzo o un braccio del dipolo, in questo caso lo faccio orizzontale per semplicità, per la banda dei 40 metri. Ho un braccio del dipolo che so per la banda dei 20 metri, un altro ramo del dipolo per la banda dei 15 oppure dei 10. È un sistema molto semplice, eventualmente posso prevedere un fissaggio con una vite e un galletto, un dada galletto sul balun e quindi cambiare mano a mano i bracci del dipolo che mi servono o tenerli tutti installati e poi fissarli. Però capite subito che un conto è fissare due fili al terreno con due picchetti, un altro è fissarne sei. Il groviglio di cavi che si va a creare, poi magari una giornata di vento e la cosa è molto più complicata. L'altra strada qual è? Il mio braccio del dipolo lo seziono. Quindi creo un'interruzione con un contatto elettrico che so dato da due Faston per la banda dei 15 metri e un altro che so per la banda dei 20 metri. L'elemento fondamentale è, punto su cui bisogna prestare particolare attenzione, è il collegamento elettrico fra i vari spezzoni, tra virgolette, del ramo del dipolo. Più complicata la realizzazione perché le operazioni di taratura. Mano a mano che io accorto i vari spezzoni, devo considerare anche la lunghezza, che è poca cosa per i 40 metri, ma per i 15 e 10 incomincia già a dar fastidio, del Faston. Pochettino più di pazienza, ma si realizza comodamente. Quindi io propendo per questo. Dopo circa 18 ore di stampa abbiamo in PETG gli elementi che costituiranno il dipolo, gli elementi plastici. Allora, il centrale che andrà fissato alla canna da pesca con il tappo superiore e il tappo inferiore dove viene collegato il connettore PL. All'interno abbiamo il balun 1 a 1. Qui ho già collegato un carico da 50 ohm per verificare il buon funzionamento del balun 1 a 1 e i vari elementi isolatori per le tre tratte di sezione per la banda dei 10, 20 e 40 metri. Collegato il carico al balun 1 a 1, cavo coassiale, io utilizzo l'RG58 in barrato portatile, tanto la tratta è decisamente corta, massimo 8 metri. Lavoro in HF e quindi le perdite sono praticamente irrisorie. Collegato al nano VNA e impostato per un'occhiata preliminare sull'intera larghezza di banda, quindi da 7 MHz fino a 30 MHz. La precisione è relativa in questo caso. Però noto due linee grosso modo orizzontali, con un SWR che oscilla da 1 a 1,4 e l'impedenza da 37 ohm a 56 ohm. Quindi diciamo che per
l'utilizzo che ne devo fare e richiedendo una certa larghezza di banda, direi che è soddisfacente. Bene, allora, l'elemento centrale con il balun assemblato, incollato i tappi, ho collegato i rami del dipolo e in questo groviglio di cavi vediamo che ho un tratto già messo il faston maschio e nell'altro predisposto per la femmina, dove opererò i tagli per la taratura. La cosa importante nelle misure, prima fase sono molto grossolane, molto abbondanti, aspetto però su cui bisogna prestare particolare attenzione è che i due bracci, i due rami del dipolo siano perfettamente uguali, non importa la lunghezza, sicuramente abbondante, ma che questi siano perfettamente uguali. Infatti nel taglio si procederà tagliando la medesima sezione, il medesimo tratto, e se i rami sono diversi non ci si salta più fuori, non si riesce ad avere l'optimum del 1-1. Bene, siamo all'aperto, facciamo l'ultima fase della realizzazione dell'antenna, la taratura. Partiamo dalla banda dei 10 metri, ho detto centrobanda 28-460, e direi che è decisamente da tagliare. Eh sì. Accorciamo leggermente il palo telescopico e iniziamo col taglio, sempre simmetrico. Ho detto 28, no, mi devo mettere gli occhiali perché non ci vedo più. Dunque, ho detto 28-460. Sì, 459 è uguale. 1.7, bisogna ancora tagliare un pochettino. Allora, ok, fatto. Vediamo un po' com'è il sistema di collegamento. Devo abbassare leggermente il... Eccolo qui. E questo è il sistema di fissaggio per i vari tratti del dipolo. L'antenna è già di Italia Whisky 4 e Eco Italia November, già andata.